Lania, siamo vicini a due partite importanti, una contro il Monza e l'altra la gara di Champions contro il Malmo. Tu in che condizioni ti trovi? Sarai pronta per queste due partite? Ma adesso diciamo che con questo piccolo problemino che ho avuto sono a posto, adesso rientro a disposizione della squadra e col Monza vedremo di sfruttare qualche minuto in vista della Champions. A proposito della gara di Champions League, conosci il Malmo, conosci qualche giocatrice, che impressione hai di questa squadra? Campioni svedesi in carica? Sì, come squadra non l'abbiamo mai incontrata, però ci stanno delle ottime giocatrici che fanno parte delle rispettive nazionali. È sicuramente una partita difficilissima perché, come ripeto, è un'ottima squadra sia fisicamente che a livello di gioco. Quindi sarà una gara tosta, una gara difficile. Noi dobbiamo gestire entrambe le situazioni, sia sul punto tattico che sia sul punto di vista fisico. Però siamo lì e noi vogliamo andare più avanti possibile, quindi noi ci metteremo tutta la grinta che abbiamo e poi vedremo cosa ne verrà fuori. Vi ha dato grande fiducia, immagino anche il grande risultato che avete ottenuto contro il Birmingham, ricordiamo 2-0 in trasferta, quindi quasi fuori, e poi 3-0 qui a Verona. Sicuramente ci ha dato tantissima fiducia perché è la dimostrazione che possiamo fare veramente di tutto se entriamo con la testa giusta e con lo spirito giusto. Qui abbiamo un gruppo di lavoro fantastico e quindi dobbiamo sfruttare ogni minima cosa. È una squadra importante in Svezia. Sì, è una bella squadra. In Svezia stanno per vincere il campionato per la terza volta a fila. C'è una squadra con giocatrici molto professionali che vivono di calcio ogni giorno, organizzate e hanno disciplina. È una bella squadra. Maria Carlson, che difficoltà andremo a trovare in questa gara contro il Malmo? Prima è difficile perché loro giocano in casa, prima partita, loro sono forti là. Penso loro non hanno perso in casa questo anno. È anche una squadra con una bella fisica, una fisica squadra. Ma noi abbiamo rispetto, ma sappiamo anche che quando noi giochiamo, quando possiamo, siamo anche noi molto brave.